Quando i ciechi guidano i ciechi. In ambito sociale, il problema è che attualmente la gerarchia non si costituisce secondo criteri razionali quali la saggezza, l'onestà, il livello etico e, usiamo questa parola anche se sa un po' di New Age, evolutivo, dei singoli individui, ma secondo le dinamiche dell'ambizione e del tornaconto, ragion per cui i vertici della gerarchia, anzi, delle varie gerarchie, già che ve n'è più di una, sono occupati da soggetti inadeguati alle posizioni che ricoprono. Ora, consentitemi di essere naif, utopico, sempliciotto, coglione, quello che volete, e di dire chiaro e tondo che a noi servirebbe la Repubblica dei filosofi di Platone. La sinarchia di Saint-Yves d'Albêtre, il tribunale degli anfizionii dei tempi leggendari di Orfeo, le stanze del potere dovrebbero essere frequentate dalle grandi anime, dai saggi, dai sapienti, dai giusti, dai virtuosi, da personalità di grande statura morale. Invece le stanze del potere sono infestate dai faccendieri, dagli intrallazzatori e dagli arraffoni. Sulle poltrone siedono gli opportunisti, le cattedre sono assegnate ai traffichini e negli studi ovali bazzicano i pescecani. I re sono alcolizzati, i politici puttanieri e così fra i parlamentari più che proposte costruttive circolano escort e cocaina. La necessità dell'umanità è quella di istituire una struttura sociale che disponga gli individui sulla scala gerarchica, secondo le loro capacità e inclinazioni. Una struttura sociale che adotti e faccia propri criteri qualitativi. Infatti, semplificando, possiamo affermare che ormai da molto tempo i criteri su cui il sistema si basa per scegliere i leader non sono qualitativi, ma puramente quantitativi. In primis, la disponibilità di denaro speso ai fini di condizionare le masse con le campagne elettorali. Così di solito chi governa non è migliore di chi è governato. Anzi, spesso è peggiore perché è più avido e assetato di potere. In altre parole, i ciechi guidano i ciechi. Ma alla testa dei ciechi occorre avere qualcuno che ci vede. Ebbene, se un cieco guida un altro cieco, cadono ambedue in un fosso. E difatti siamo caduti tutti nella fossa della crisi economica. Ma nel mondo della decadenza moderna, dove si potrebbe ancora trovare il concetto di una vera gerarchia? Non vi è cosa o persona che sia nel posto in cui dovrebbe trovarsi normalmente. In un'epoca molto lontana, che appartiene più al dominio del mito che a quello della storia o della preistoria, cioè durante la leggendaria Età dell'Oro, c'era, secondo alcuni, una gerarchia strutturata in base a una logica materiale e spirituale a un tempo, e quelli che si trovavano al vertice erano quelli che effettivamente, oltre ad essere nobili di nascita, erano anche nobili d'animo e per questo erano in grado di governare una massa che non era in grado di governarsi da sé. Fra l'età dell'oro e l'epoca attuale, il Kali Yuga, prima che si ottundesse la percezione di ciò che è spirituale e che le persone iniziassero a vedere solo ciò che è materiale, prima cioè della concezione monca, incompleta dell'essere umano che possediamo ora, c'è stato un tempo in cui ancora, in una qualche misura, si riconosceva la qualità, ossia la componente spirituale a partire dalla quale si è cristallizzata la componente materiale. Oggi, in quello che Guénon ha giustamente chiamato il regno della quantità, la qualità non è tenuta più in alcun conto. Le persone sono considerate dei numeri, degli elementi intercambiabili e ogni aspetto dell'esistenza è considerato una fatalità. Secondo la mentalità corrente, tutti sono abilitati a tutti i tipi di attività e il posizionamento di un individuo nella società e nel mondo del lavoro segue nella maggior parte dei casi una logica qualunquista che non tiene conto di quelle che sono le inclinazioni più profonde e le attitudini congenite degli esseri umani. Il fatto che per natura o per spirito uno sia portato a svolgere una certa attività e un altro un'altra. Così assistiamo a uno snaturarsi e a un forzarsi nell'individuo, che spinto da molle superficiali si rende spesso infelice ostinandosi a cercare la realizzazione in un ambito che nulla ha a che vedere con l'ambito che gli sarebbe congeniale. Risultato? Al vertice della gerarchia non abbiamo i nobili d'animo e i saggi, ma individui soggetti ai bassi istinti, quanto le masse che dovrebbero governare, e i risultati li vediamo ogni giorno negli scandali, nelle ingiustizie e nelle assurdità del mondo moderno. Chi si trova al vertice della piramide sociale ha il dovere di porre i propri interessi al di sotto di quelli della collettività. Ma oggi si fa al rovescio, al punto che a tutti i nostri presidenti, ministri, senatori e parlamentari sarebbe bene ricordare le parole di Ellis Bailey: quando il bene comune
entra in conflitto con il vostro bene o successo personale, sta a voi sacrificarvi e non sacrificare gli altri. Inquinati dalle meschinità e dalle debolezze delle persone comuni, i nostri leader sono per lo più inadatti a guidare i popoli e a detenere il potere, perché chi non ha ordine dentro di sé non li imporrà ai circostanti. Non tutti sono versati a governare e solo chi possiede un grado di purezza superiore alla norma può attraversare incorrotto l'esperienza del potere. Per tutti gli altri vale ciò che disse il buon Luigi Sturzo: se ami troppo il denaro, non fare attività politica. Se la società è piramidale, è necessario che coloro che stanno al vertice siano migliori rispetto a coloro che stanno alla base. Questa è precisamente la struttura della società tradizionale, ciò che dovrebbe essere e che al momento non è. Già che, seguendosi criteri del tutto esteriori in quest'era dominata dall'ignoranza di tutto ciò che non si può vedere né toccare, è frequente trovare al vertice della piramide individui che dovrebbero occuparne la base, e viceversa. A questo punto, persino la democrazia e la concezione egualitaria su cui oggi tanto si insiste, si palesano quali miraggi. Su queste fondamenta, infatti, non può edificarsi altro che la plutocrazia. E difatti è esattamente questo che abbiamo oggi in tutto il mondo, una plutocrazia camuffata da democrazia che nei momenti di crisi cerca sempre solo di salvare se stessa. E forse che i così strombazzati slogan democratici non manifestano tutto il loro carattere di farsa, non appena si vede quanto facilmente le opinioni delle masse possono essere pilotate da chi dispone di ingenti risorse economiche. Queste ingenue concezioni egualitarie riducono l'essere umano a un numero, sicché nelle questioni che interessano una nazione, una città o un popolo, l'individuo più gretto, egoista e meno progredito ha voce in capitolo, tanto quanto il più disinteressato dei saggi. Ed è chiaro che i saggi sono pochi e che gli sciocchi sono molti, anzi, moltissimi. Lo dicevano anche i pitagorici: è da stolti tener conto di ogni opinione senza riguardo per chi la esprima, e soprattutto di quella manifestata dai più, perché formulare pensieri e concepire opinioni correttamente è proprio di pochi. Tutto ciò che è grande e saggio è prerogativa della minoranza, diceva Goethe. È inutile credere che la ragione possa diventare popolare. Passioni e sentimenti possono diventare popolari, ma la ragione sarà sempre prerogativa di pochi eletti. Questo perché sono pochi quegli uomini la cui coscienza è polarizzata al di sopra dell'ego, e precisamente nell'intelletto astratto che non a caso Gurdjieff chiamava ragione oggettiva. E ciò che fa appello a quella componente superiore dell'essere umano difficilmente riceve il plauso della massa. Ecco perché il discorso assennato di un saggio sarà accolto dalla folla con minore entusiasmo delle incitazioni infuocate di un demagogo. Secondo Giamblico, Pitagora prescriveva ai legislatori di astenersi dalla carne degli animali. Dal momento che era la loro intenzione praticare la perfetta giustizia, era ben necessario che non recassero oltraggio agli esseri viventi con noi imparentati. Perché come avrebbero potuto persuadere gli altri a essere giusti, quando proprio loro erano preda dello spirito di prevaricazione? Dice Confucio: se un uomo sa governare se stesso, quale difficoltà avrà a governare lo Stato? Ma chi non sa governare se stesso, come potrà governare gli altri? Il problema è l'egoismo. Ma da cosa nasce l'egoismo? Dal materialismo, cioè da una concezione dell'esistenza incompleta e superficiale, perché creaturale e individualistica. I nostri amministratori sono come retermiti, che rodono tutto fino al collasso della stessa struttura che le alberga. C'è speranza? Annie Besant assicura che l'evoluzione farà il proprio corso e che un giorno divini monarchi torneranno a regnare sulla terra. Ogni uomo occuperà nella società il posto che gli spetta secondo il grado di sviluppo raggiunto e non ne usurperà altri a caso come oggi avviene. Mi sembra che l'immoralità abbia iniziato a stomacare le persone e, in una certa misura, confido nel ricambio generazionale. Le cose non cambieranno da un giorno all'altro, e nemmeno sarà sufficiente mettere i giovani al posto dei vecchi, già che mi sembra che molti dei giovani che sono impegnati in politica attualmente abbiano imparato così bene dai loro predecessori da assumerne tutte le caratteristiche. Ma col tempo, forse, la situazione migliorerà.